Benvenuti sullo strano Ciao, canale. ciao, ciao Gisella, ciao. Ciao, salutate un attimo, se potete salutare un attimo Gisella. Ma non sei iscritto. Sì, io lo sono. Coglione, non vedi qua? Scritto, scritto. Bravi. Nel video di oggi voglio parlarvi di un uomo e il suo segreto. Un Voglio segreto parlarvi. che da semplice piacere personale è sfociato in qualcosa di ben più grave. Scopriamo insieme Ben più grave. lo sconcertante caso di Russell Williams. Oh no. Il caso di quello che ha detto prima. Oh, L'uomo con il giaccone che sta entrando in compagnia di un detective è Russell Williams, un colonnello dell'esercito degli Stati Uniti. ma perché parla in inglese oggi dell'esercito degli Stati Uniti? Un uomo a prima vista onesto e integerrimo, dedito Integerrimo. anima e corpo al suo ruolo militare. Ragazzi, è al massimo YouTube, è al massimo il mio computer. Ha il volume bassissimo lei. Ce l'ha bassissimo. Sento piano anch'io. Vediamo se dopo si riprende. Dove c'è la sua lettiera? Molto lontano da Tweed. Ho Che un marito dite? nel. Uomo a prima vista. Abbassa il tuo. Non. Tutto al massimo, pure nel Bixel OBS, sì. L'uomo con il giaccone che sta. È Russell Williams, un colonnello dell'esercito degli Stati Uniti. Un uomo a prima vista onesto. Abbassa il tuo e alziamo noi. Ok. Integerrimo, dedito anima e corpo al suo ruolo militare. Come da prassi, gli viene detto che audio e video verranno registrati. Sembra a suo agio, uno che non ha nulla da temere. Il detective gli chiede se è mai stato in una stanza degli interrogatori. Lui sorride e dice di no. D'altronde, si tratta di un colonnello. Io amo le facce americane. È americano lui, minchia. Le facce americane dei maschi sono veramente. Tutte da Chad sono. A meno che non sei un po' un ciccione. Gli zigomi americani sono fatti di marmo, mi piacciono un sacco. Sono gli uomini, secondo me, fra gli uomini più belli del mondo. Che cosa ci fa lì un uomo come lui? Per saperlo, bisogna fare un passo indietro e scoprire cosa nasconde quel Jim Carrey, sorriso. tipo. Russell Se Williams questo è bello, dai, è un bell'uomo. nasce il 7 marzo È migliorato nella vita, eh? 1963 a Bromsgrove, nel Regno Unito. Bromsgrove. La famiglia de Ok, è inglese, mi rificco la lingua nel culo. decide di trasferirsi in Canada, dove i genitori di Russell divorziano quando lui ha 6 anni. La madre si risposa poco dopo. Russell è il classico ragazzino che consegna i giornali per guadagnare qualcosa E e suona la suona la tromba. tromba nella banda della scuola. Mentre Qua. lui sta finendo le superiori, la madre decide di seguire il nuovo marito nella Corea del Sud Che capelli per indecenti. motivi di lavoro. Russell rimane in Canada e completa gli studi con ottimi risultati. Bravo Si Russell. iscrive quindi all'Università di Toronto per studiare economia e scienze politiche. I compagni lo ricorderanno. Cosa cazzo è quel quadro? Sono le zampe di Paperino, quelle che vedo. Vorrei tanto vedere quel quadro al Come uno massimo. incline a fare scherzi, a volte Scherzi. anche inquietanti, Tipo? come quello di forzare la serratura delle stanze e nascondersi all'interno di un armadio, spaventando poi a morte lo studente che rientrava. Minchia Russell, inquietante. Russell sa essere puntiglioso fino all'eccesso, ma anche un mascalzone di. Eccolo là. Ragazzi, non era Paperino, ma era simile. Eccolo là, lo vedete? Ragazzi, vedete il quadro della papera che si prende il sole? Prima categoria. È abbastanza introverso e con un'aria da snob. Non parla mai della sua famiglia. Gisella, un attimo prima di giudicare, fagli ammazzare qualcuno e poi dagli dello stronzo.
all'ossessione dei vestiti ben piegati, mentre il resto della stanza è in disordine. Si laurea nel 1986 e decide di arruolarsi nelle forze armate canadesi. Ma perché parla in inglese oggi? Delle forze armate? Nel 1987, diventando pilota nel 1990. Grande. La sua ascesa è rapida, da prima istruttore di volo, poi capitano, poi maggiore. Wow. Molte delle sue missioni comportano il... Oh no, c'è lei, la tizia. Trasportare in modo... Comunque che stile, la regina... Che stile che ha avuto nel vestire. Ogni singola foto è vestita come una grande. Nemorante, grazie dell'abbonamento. Prima volta con me, beccati sto bacio. Io ne... Sicuro da un luogo all'altro, personaggi importanti come la regina d'Inghilterra. È promosso direttore generale militare. Minchia, c'ha proprio la faccia di quello che ha detto lei. Ed è considerato un pilota d'élite, una stella del fiero. Oh ragazzi... Speriamo che questo aereo non... ...703. Fottuti e stronzi. Firmamento dell'esercito canadese. Si odio. Incontra Mary Elizabeth Harriman e la sposa il primo... Ho 500.000 iscritti su YouTube. Simone Masiello, grazie dell'abbonamento. Che classica foto da... Primo giugno 1991. Lei è direttore associato della Heart and Stroke Foundation, che fornisce informazioni sull'ictus, le malattie del cuore, interventi chirurgici e trattamenti medici. Ok. Un matrimonio felice e tranquillo. Ma scusa, perché lei è invecchiata un sacco e lui no? Ma poi che faccia quella? Russell è un appassionato di fotografia, pesca e jogging. Lui e la moglie giocano spesso a golf. Bello. Nel 2004... Il golf è stupido comunque. Russell diventa tenente colonnello. Il minigolf è però bello. Bello. E subito dopo è nominato comandante alla base militare di Trenton. Mamma mia, ma ha fatto veramente un'ascesa assurda. In Ontario. Negli anni si occupa di una marea di incarichi prestigiosi in varie parti del Canada. Wow. Fino ad arrivare al 2009, quando viene promosso colonnello. Nel luglio di quell'anno presta giuramento come comandante di stormo presso la base aerea di Trenton. Matteo-Bassoiotti ha donato 5 euro. Sei un fottuto genio. Esprimi tre desideri, coglione. Non sbaglia un colpo. Scusami, grazie ai 5 euro. Nessuna macchia sulla sua fedina penale come civile e nulla da eccepire nelle vesti di militare. Non ce faccio più, Marco, un modo per zittirti senza tirargli una C4 a due ore, gente che si urla a vicenda, di cui un'adulta che sbraita un ragazzo che non può appoggiarsi su un muro, che chiama le forze dell'ordine. Ma di che cazzo parli? La classica carriera fulminea di chi mette anima e corpo in ciò che fa, mescolando determinazione e rettitudine morale. Bello. Ma Russell nasconde un curioso segreto dietro la facciata granitica del superuomo. Esattamente. Non posso trovare parole migliori. Faccia granitica del superuomo. Qualcosa nella sua personalità tende verso una direzione diametralmente opposta. Non usare mai più la parola diametralmente. Rispetto al macismo insito nell'essere un soldato. Insito, macismo, diametralmente, granitica. Smettila, Gisella. Russell ama la biancheria intima femminile. La ama a tal punto da volerla indossare. Ok. Non ci sarebbe nulla di grave in ciò se per procurarsela non ricorresse alla violazione di domicilio. Oh, merda! Nel 2007 comincia a intrufolarsi nelle abitazioni. Vi ho raccontato la sega più bella della mia vita, ragazzi. Di donne. Quella in Inghilterra. È sole per rubare i loro capi intimi, proprio lungo la via dove ha il suo cottage e nelle immediate vicinanze. Potrebbe facilmente comprare le cose che pre... Come no? Sì, lo racconta. Vabbè, dai, non parliamone. Oh, merda, ma che cazzo è? Preferisce e coltivare il proprio piacere come... Quali sono le vostre preferite? Questa è bellissima. Allora, vi dico... Allora, questa è bella, ma è da occasione. Da occasione. Io metterei più che altro questa, abbastanza spesso. Sì. Quelle là... Cioè, dipende dalla pelle della persona. Perché se è bianca... Quelle nere hanno sempre un bellissimo effetto. Questa qua
è un po' più sforzosa, la metterei in rari casi. Speriamo di vedere Russell con la sua faccia granitica e una mutanda così. Come meglio crede, ma sceglie di rubare reggiseni e mutandine in casa di sconosciute. Ma ne ha tantissimo. Gli piace fotografare le stanze delle donne, stendersi sui loro letti, indossare la loro biancheria. Possiamo, ti prego Russell, non ammazzare nessuno perché voglio andare a prendermi una birra con te. Questa è la persona con cui voglio diventare amico. E di nuovo fotografare le sue parti intime che sporgono da slip più o meno succinti. Lo capisco benissimo. Lo guarda qua, guardalo, guardalo. Dimmi se non deve combattere su Mortal Kombat sta persona. A volte si ferma a spiare dalle finestre la donna di turno, Questo gli sta un po' male. che si spoglia senza sapere di essere guardata da un uomo che si nasconde tra i cespugli, intento al Bellissima sta cosa, che cazzo. suo solitario piacere. Percorre una strada che lo porterà gradualmente a volere sempre di più. Rubare biancheria intima lo induce piano piano a desiderare di toccare il corpo che l'ha indossata. Merda, che dovrebbe essere un po' il contrario e non tramite violazione di domicilio. Ma Russell non ha intenzione di corteggiare nessuna donna. Lui prende e basta, come ha sempre fatto Non nell'esercito. prendere, Si è preso i Russell. gradi, gli incarichi e le posizioni più Non prestigiose. gisellare, non gisellare, non c'entra un cazzo i gradi con. Sembrano le foto del tuo Instagram. Andrea, darti torto sarebbe da stronzi. Con la freddezza di una macchina da guerra. Non E gisellare. così agisce anche ora. Anche se in modo mille volte più violento. Hai gisellato. Ha 47 anni e sta per diventare un assassino. Ma no! Il 17 settembre 2009, Russell si introduce in casa di una vicina Non è stato reso noto il nome della donna. e la aggredisce mentre dorme, Merda. legandola e violentandola per 2 ore. Che palle! Mentre la figlia neonata di 8 settimane dorme nella stanza accanto. Ora io dico una cosa, e dovete ascoltarmi. Ascoltatemi un attimo. Noi abbiamo un detto a Messina, e il detto è questo: rutta per rutta, rompemula tutta. Che vuol dire? Rotta per rotta, a questo punto rompila tutta. Perciò. Cioè, fai la foto anche alla bambina. Cioè, se gli stupri e i pedofili fossero normali nel mondo, crescendo la bambina si sentirebbe invidiosa della mamma. Ed è qui che tiro la linea. Ed è qui che butto la linea col sale in modo che i demoni non passino, altrimenti fa troppo ridere e mi bannano. La polizia trova del DNA dietro il. Stava a posto, non ho detto niente, non ho detto niente. La donna cannone, sparami in faccia, ti prego. Collo della donna che viene successivamente inserito nella banca dati nazionale. Mentre il DNA viene analizzato, Russell entra in un altro appartamento il 30 settembre. È quello della vicina di casa Lori Un mega cast. Massicott. Vabbè, se un detto sta soggettificando a livello oggettivamente scientifico, un detto. Bravo, bravo Imagine B. Chi è questa tizia? Che vive nella parte finale di Cozy Cove Lane, la stessa strada dove vive lui. La sorprende nel sonno, la colpisce alla testa più volte per tramortirla, le mette una venda sugli occhi e per le successive 2 ore abusa di lei e la fotografa. Frad, grazie per l'abbonamento. Comunque, ora torna il Marco sensibile e intelligente. Guardate, lo sta arrivando, eccolo qua. Comunque, ogni volta che ho fatto uno scherzo a un mio amico o amica mentre dormiva, avevo un che di viscido dentro. Ah, ma sto anche parlando di disegnare le cose o togliere il portafoglio. Figura di stuprare qualcuno, deve essere orribile. E poi per 2 ore, è veramente brutto, no?
Solo dopo che Russell ha lasciato la casa da parecchio tempo, la donna viene ritrovata sul letto, ancora bendata e con una commozione cerebrale. Beh, gli ha spaccato il culo. L'escalation di brutalità prosegue. Quella città si chiama Tweed, vicino a Stoco. Tweed e Stoco, il lago di Stoco. Il 25 novembre Russell è a Brighton, a 60 km. 2 ore è pazzesco, 2 ore è meglio che mi ammazzi. Invece se stupido 2 ore, ammazzami. Metri a sud di Tweed, dove ha il cottage. Entra in casa di Marie-France Comeau. Ti prego Mary, spaccagli il culo a quello stronzo. 38 anni. Tu che hai i vestiti da soldato. Sirius, grazie per l'abbonamento, bro. Un caporale, sotto il suo comando alla base aerea militare di Trenton. No. Non la conosce bene, ma sa che vive sola. No. Trova la finestra del seminterrato aperta e si introduce in casa. No. Con l'intenzione di aspettare che la donna vada a dormire e aggredirla nel sonno. Comunque, le finestre di queste case qua fatte così sono inviti per i ladri. Ma Mary France vuole prima accertarsi che il gatto non sia rimasto nel seminterrato dove c'è la sua lettiera. Il gatto, come dirà lo stesso Russell, lo aveva fissato fin dal momento in cui si era intrufolato in casa. Beh. Marie France scende a cercarlo e sorprende Russell. Lui la colpisce alla testa con una torcia e la costringe a salire al piano di sopra. Marie France, tramortita dalla ferita alla testa, perde sangue e sviene mentre salgono i gradini. Merda. Russell la prende in braccio e la porta in camera da letto, le lega le mani dietro la schiena e la violenta mentre è priva di sensi. Sto tizio è un cesso. Quando rinviene, Russell... Mannaggia Dio. La costringe a indossare vari capi di biancheria intima e scatta delle foto a lei e a se stesso. La passione dell'uomo può arrivare veramente lontano a volte. Per questo ogni volta che mi dicono Marco cosa devo fare per iniziare Twitch ho smesso di dire devi avere passione. Perché guarda dove vi arriva, guarda dove arrivi a volte. La violenta ancora. 10 minuti fa volevi farci una birra assieme. Più riprese, scattando altre foto di loro due in varie pose. La cosa va avanti per circa 3 ore. Alla tre ore di violenza sessuale non esistono, ragazzi. Fine, le copre naso e bocca con del nastro adesivo e le tiene una mano premuta sul volto finché lei non soffoca e muore. Ma è un pazzo! Ma è un personaggio di film di Tarantino! Lui scatta altre foto al suo cadavere. Quindi monta in macchina e guida fino a Ottawa per una riunione di lavoro. Il corpo senza vita della giovane viene ritrovato lo stesso giorno dal suo fidanzato. Che merda, poverino, cazzo! Poverino! C'è del DNA, ma ci vogliono 10 settimane prima che venga analizzato e inserito nella banca dati. 10 settimane. Se dovesse accadere qualcosa di simile a qualcuno che amo, non mi darei mai pace, ragazzi. Lo so che è la classica frasona, no? Però che significa prendere il possesso del corpo di qualcuno e poi ammazzarlo? 3 ore, ragazzi. Porca puttana, che merda. Permettendo così di collegare i crimini. E Russell, durante quelle 10 settimane, non sta con le mani in mano. Mentre il 4 dicembre vengono celebrati i funerali di Marie France, Russell sta già cercando un'altra vittima. La lettera ufficiale da parte dell'esercito che arriva al padre della ragazza porta la firma... Ah, l'hanno incenerita? L'ho messa nell'urna. Non sta con le mani in mano. Mentre il 4 dicembre vengono celebrati i funerali di Marie France, Russell sta già cercando un'altra vittima. Avete presente quelle immagini di Instagram? Che tipo ci sono gli spermatozoi che arrivano in un punto e fanno allora ok, allora dov'è l'ovulo? Dov'è l'ovulo? Guarda, qua siamo alla gola. Oh no, immaginate che prende tutto fuoco attorno a loro e vengono incendiati. La lettera ufficiale da parte dell'esercito che arriva al padre della ragazza porta la firma di Russ. Strana questa. Non... Cosa pensa? Perché l'ha stuprata e l'hanno cremata, capito? Questa era la battuta. Cercate di stare un attimo concentratevi.
mentre firmava quel foglio. Forse aveva già in mente... Ma chi è? Jessica Lloyd, 27 anni, entrata nel suo mirino in quei giorni. Ma io sono entrato nel mirino di Jessica Lloyd solamente guardando la sua foto. Aiuto! L'ha vista e l'ha seguita, spiandola dalle finestre della casa per vedere se qualcuno abita con lei. Jessica vive da sola a Belleville, non molto lontano. Sempre da Tweed. Da Tweed. Tweed è vicino a Stockholm. Il 27 gennaio 2010, la ragazza manda... Ma ragazzi, sveglia, non era male come era battuta. Rasta, non so che dirti, veramente. Un messaggio a un amico alle 10 di sera. Da quel momento, nessuno ha più notizie di lei. Il giorno dopo, non si presenta al lavoro. Oh oh. La famiglia, subito allarmata da un comportamento assolutamente fuori dall'ordinario, allerta la polizia. Scattano le ricerche, anche per mezzo di elicotteri, e si passano al pettine le zone circostanti. Non si trova nulla e si teme il peggio. Ed è proprio nel peggior incubo possibile che Jessica è precipitata. Russell è riuscito a entrare in casa forzando la serratura. L'ha sorpresa in piena notte, nel sonno, come le altre, legandole le mani dietro la schiena e tappandole la bocca con del nastro adesivo. Poi ha abusato di lei. Per qualche ora le ha fatto compiere atti osceni di ogni tipo. Ha scattato foto di lei con indosso biancheria intima e di loro due assieme. Assurdo. Quando Jessica già si aspetta di venire uccisa o che lui se ne vada, Russell esce dalla casa con lei, la fa salire in macchina e la porta fino a Tweed, al suo cottage. Lì continuano gli abusi e le foto non si contano più. Poi le fa fare una doccia e si stende con lei sul letto. Che paura. Jessica ha sempre i polsi legati con una fascetta dietro la schiena e una corda la lega all'uomo. Una corda la lega a lui? Una sorta di allarme nel caso lui dovesse addormentarsi e lei tentasse di fuggire. Russell sembra adesso vivere in un mondo totalmente squilibrato, in cui può dormire come se nulla fosse, con una donna che ha rapito e violentato. Jessica è sotto shock, terrorizzata e incapace di reagire. Spera che, se non farà resistenza, lui la lascerà in vita. Verso l'alba, il trauma delle violenze subite le causa delle convulsioni. Poverazza. Le è già capitato di avere questi attacchi nel corso degli anni, ma mai così violenti. Io ho sempre pensato, fin da piccolo, sarà una cosa, sarà una cazzata da dire, però ho sempre pensato che in quel momento là, quando vieni stuprata, mordilo quel cazzo, staccalo, tanto probabilmente muori. Portalo con te quel figlio di puttana, fagli soffrire le pene dell'inferno al bastardo. Staccaglielo, ma con tutta di spacca di la mascella. Affinché perda il suo cazzo. L'ho sempre pensato, fin da piccolo, ho sempre pensato. Ma se accade sta cosa e ormai sei morta, e se non lo sei fisicamente, lo sei moralmente, staccagli col cazzo. Staccagli col cazzo. E se ti. E se non vuole pompini, fai la puttana, chiediglielo tu. Fammi succhiare quel cazzo, a lui gli piacerà, staccaglielo. Sempre pensavo a sta roba qua. Però è un po' una scemenza, perché ovviamente in quel momento penserei ad altro, tipo a morire. Quindi di certo le strategie non ti verrebbero in mente. Però è troppo fango questa gente. La gente che stupra, è veramente illogico il fatto che cammino fra di noi. Quelli che abbiamo scoperto. Quindi boh, stacca quel cazzo. Russell sta lì a guardarla finché il malore non passa. Penso che la maggior parte dei casi non c'è neanche la parte orale, vanno diretti quei bastardi, infatti. Nella sua confessione dirà di essersi limitato a stare attento che non si mordesse la lingua. Poi la fa alzare e le promette che la lascerà libera. Mentre lei trema ancora vistosamente, piange disperata e dice che non vuole morire. Poverina. Quando sono vicini alla porta d'entrata, Russell la colpisce con la torcia sulla testa. Sta cazzo di torcia. Jessica crolla a terra e lui la strangola con una corda. È il 28 gennaio. Russell ha tenuto in vita Jessica per circa 24 ore, sottoponendola a ogni genere di tortura e umiliazione fisica e psichica.
Russell torna alla base dove passa la notte, dato che il giorno dopo deve prendere un volo per la California. È eccezionale come puoi dormire tranquillo dopo una roba del genere. Cioè, capito, l'indomani va al lavoro. L'indomani va al lavoro. Cioè, a volte io per una bugia detta a qualcuno non dormo la notte e questo figlio di puttana ammazza le persone. E l'indomani va al lavoro. Incredibile dove riusciamo ad arrivare, se solo ci impegniamo. Il corpo di Jessica rimane nel cottage per 5 giorni, prima che lui decida di disfarsene. Lo lascia in un campo, dietro un grosso masso, al lato di una strada secondaria. Tratto della Curry Road, dove è stato abbandonato il corpo di Jessica. A qualche chilometro dal cottage. Non la seppellisce, non si cura di nascondere il cadavere in qualche località remota, ma lo getta lì, in piena vista, ancora una volta sicuro che non verrà mai catturato. Ma si sbaglia di grosso. La polizia ha già il DNA. Spaccategli il culo. Trovato sulle prime 3 scene del crimine. Nel caso di Jessica Lloyd, lui ha parcheggiato poco distante dalla casa, su un tratto di terreno sul quale sono rimaste le impronte degli pneumatici del suo veicolo, un Nissan Pathfinder. Merda. La distanza tra i due solchi permette alla polizia di capire il tipo di veicolo, se grande o piccolo. Al modello del. Grazie Fissita, grazie per l'abbonamento, bro. Le gomme si risale facilmente grazie al personale design del battistrada della casa produttrice. Grandi. Infine, il livello di usura delle gomme risulta unico per ogni automezzo. Bellissimo. Ed è come se fosse un'impronta digitale che caratterizza solo quel veicolo. Non lo sapevo. Stessa cosa vale per le impronte delle suole dei suoi scarponi rimaste sulla neve attorno alla casa di Jessica. Con un'attenta sorveglianza della strada che passa nei pressi della casa della ragazza, la polizia prende nota di tutti i veicoli che montano quel tipo di pneumatici. Wow! E Williams passa tranquillamente con il Nissan Pathfinder, senza curarsi di usare l'altra macchina di sua proprietà, una BMW. La polizia comincia a mettere assieme i pezzi. Si arriva al 7 febbraio, quando le autorità... Ecco, minchia, si ritorna all'inizio. ...autorità hanno abbastanza prove per poterlo convocare alla stazione di polizia. Queste cose mi fanno sentire psicologicamente male, ma mi fanno capire che il mondo è anche questo e di stare sempre attento anche quando tutto sembra normale. Già, è sempre un cazzo di compromesso che devi fare con te stesso, ovvero sto in allerta, sensibile a tutto e sempre spaventato, o lascio correre però apro un po' il culo al mondo, perché possono veramente buttartela dentro. È pazzesco. È un discorso che anche faccio spesso con me stesso. In quei giorni, Russell vive con la moglie nella nuova casa a Westboro, abitazione che si rivelerà piena di sorprese poco gradevoli. Westboro. Lui usa per la maggior parte del tempo il cottage di Tweed, più vicino alla base dove lavora. È il luogo dove ha tenuto prigioniera Jessica per ore e nel quale troveranno altri souvenir inquietanti dei suoi crimini. Westboro. Russell entra quindi nella stanza del... Guarda che faccino. ...interrogatori ed è l'inizio della sua fine. Bello. Gli è stato detto che vogliono semplicemente fargli qualche domanda sui crimini avvenuti nella sua via, visto che abita proprio lì. Tranquillo e sorridente nei primi minuti, viene gradualmente messo in un angolo dal detective, che durante le successive 10 ore riesce a far cadere l'autorevole maschera del militare, portando alla luce il volto dell'omicida. Bello! Gli viene chiesto un campione di DNA e di consegnare le scarpe che indossa. Ironia della sorte, sono gli stessi scarponi... Coglione del cazzo, te li porti là! ...indossati la sera in cui ha camminato nella neve attorno alla casa di Jessica. Nel frattempo, scattano i mandati di perquisizione per il suo cottage e la casa di Westboro. Preparati. Nonché la confisca del suo Nissan Pathfinder. Preparati. Il cerchio si sta stringendo e il detective esce parecchie volte dalla stanza per sentirsi confermare di volta in volta che ogni prova raccolta punta verso Russell. Alla fine, l'uomo conferma... Poverine. ...essa di aver ucciso Jessica e Marie France. Dichiara inoltre di aver violentato anche la giovane madre con il bimbo che dormiva Bello, nella stanza accanto. Bellissimo, alla fine è così tanto sciupato di vergogna che deve pure dire cose che non hanno scoperto. E anche Lori Massicott. Ah già, me l'ero scordato. Mentre confessa tutto, una pioggia di accuse cade su di lui. Aggressione, sequestro di persona, violenza sessuale, violazione di proprietà privata, furto con scasso. Rivela i posti in cui sono nascoste le prove di ciò che ha fatto, sia nella casa di Westboro
che nel cottage di Tweed. Due hard drive, zeppi di foto e video, sono nascosti in un pianoforte. Wow! Dietro un pannello. Wow! Che memory paura. Card nel suo ufficio, dietro un cassetto. Mucchi di biancheria intima femminile. Memory card in un cassetto dentro il suo ufficio, cioè, sono gli horror che giochiamo noi di notte. Guardi un po' la cosa e trovi il file con le foto, assurdo. Quanto è classica questa storia. Ben ripiegati in scatole e sacchi e infilati in vari punti delle due abitazioni. Risulterà che Russell è entrato in almeno 82 case per rubare quel tipo di indumenti tra il 2007 e il 2009. Dirà poi di aver sviluppato il desiderio di rubare biancheria femminile tra i 20 e i 30 anni, ma di non aver mai agito in tal senso. Qualcuno gli rasi quella parte di capelli, che è molto peggio di quello che ha fatto. I nomi delle città sono usciti dagli Happy Meal. Sì, 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 Tweed. Bel pepe, grazie. In una delle sue escursioni feticiste è arrivato a rubare la biancheria di una dodicenne e le ha lasciato persino un messaggio. Tipo? La parola merci, ovvero grazie in francese, scritta sullo schermo del computer presente nella stanza della giovane. Ha poi il senso dell'umorismo, lo stronzo. In molti di quei casi è stato tanto bravo a lasciare tutto perfettamente in ordine dopo il suo passaggio che nessuno si è accorto di nulla. Ha sempre approfittato di qualche finestra o porta lasciata aperta. Spesso è riuscito ad avere la meglio sulla serratura della casa, senza però lasciare alcun segno. Nelle foto di lui che... Eri così simpatico. Cioè, guarda, ti eri così simpatico, devi per forza stuprarle, coglione. Boh. Indossa reggiseni e mutandine, sorprende la sua espressione severa, come quella di un soldato durante una parata. Non gisellare. In quei momenti si trovava in casa d'altri senza permesso, e questo le rende ancora più inquietanti. Sembra quasi che senta di avere tutto il diritto di violare la privacy altrui. Ma quello che sconvolge davvero i detective sono le tantissime foto delle donne torturate. Mamma mia, ma ci pensi? Apri la cartella e ti vedi tutte ste foto. Che impatto devi avere a vedere ste robe. E i video nei quali si possono vedere tutte le mostruosità alle quali le ha sottoposte. Merda. È un caso che rimarrà impresso per sempre nella storia canadese e nel ricordo degli investigatori che se ne sono occupati. Così tanto che è la prima volta che lo sento. Durante l'interrogatorio, Russell chiede una mappa per indicare il luogo in cui si trova il corpo di Jessica. I suoi resti saranno recuperati in un punto lungo la Kerry Road, a pochi minuti dal cottage dove vive lui. Poverino. Tires do you have on your pathfinder? I think they're Toyo. But there's probably 60-70 people working on this file, so merda. A lot of things happening. Sure. So let me go out and see what's happening, and then I'll come back in and we'll hopefully continue. Okay. I told you when I came in here that I'm going to treat you with respect, and I've asked you to do the same for me. But the problem is, Russell, is every time I walk out of this room, there's another issue that comes up. Okay. And it's not issues that point away from you. It's issues that point at you. Okay. This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house. Mm-hmm. Piangi, stronzo. And essentially, with footwear impressions, you're pretty much in the area of fingerprints. Mm-hmm. Okay. This is a photocopy of the boot that you took off your foot. Yeah. Just a little while ago. Okay. Chiedi scusa. These are identical. Non abbassare la testa, chiedi scusa e piangi. Non fare lo stronzo, è finita. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house. Hmm. Huh. But you and I both know. You were at Jessica Lloyd's house, and I need to know why. I don't know what to say.
What are we going to do? This is over. Bravo. Distrutto, distrutto. What are we going to do? It's hard to believe this is not. Is there any contact that you may have had with any of those four women that you may not want your wife to be aware of? Anything like that that we should know about to try and explain why, if your DNA is found, it would help us understand why it may be there? Absolutely not. Okay. Marie France Como. There was an open window in the basement of her her house. She actually discovered me in the basement. She came downstairs to try and get the cat, and so when she spotted me, I subdued her, tied her up, brought her upstairs, and strangled her later in the morning. Well, more suffocated her. Some tape. Left her there. Why don't we start with Jessica? So I went back in through the back patio door while she was sleeping. So I woke her up. Well, so I raped her in her house, and then I took her to the car and took her to Tweed. Spent the day in Tweed. And then I hit her as we were walking. She thought we were leaving. She was there and immediately unconscious. And I strangled her. So where is she? Get a map. Why do you think these things happen? Have you spent much time thinking about that? About why? Yeah. Yeah. But I don't know the answers. Merda. And I'm pretty sure the answers don't matter. And I'm pretty sure. Sono sicuro che le risposte non siano importanti. Sì che lo sono. Sì che lo sono. Proprio perché non ne hai, sei diventato quello che sei. Let me ask you this. Did you like or dislike these women? I didn't know any of them. How do you feel about what you've done? Like what? Disappointed. Let me ask you this. For whatever reason, you didn't end up on our radar, so to speak. Do you think it would have happened again? Sicuro come la morte. I was hoping not, but I can't answer the question. Il 13 febbraio si svolgono i funerali di Jessica. Alcune giovani ragazze mostrano un cartello che dice: Jessica, sei il nostro eroe. Riposa in pace, dolce angelo. Sei al sicuro tra le mani di Dio. Il 21 ottobre 2010, Russell viene condannato a 2 ergastoli per omicidio di primo grado, 2 condanne di 10 anni ciascuna per violenza sessuale, 2 condanne di 10 anni ciascuna per sequestro di persona e 82 condanne di 1 anno ciascuna per violazione di domicilio. Dovranno passare 25 anni prima che possa richiedere la libertà vigilata. Con i terrificanti video e le foto messe agli atti come prove principali, è decisamente impossibile che ciò possa accadere. Il giorno dopo la fine del processo, Russell è stato privato dei suoi gradi e dei suoi riconoscimenti. Ah sì?
dal governatore generale. Dal suo fantastico cappellino pure? Su raccomandazione del capo di Stato Maggiore della Difesa. La sua biografia è stata cancellata dal sito web del Dipartimento della Difesa Nazionale. Le sue medaglie sono state distrutte. I suoi attestati militari stracciati. Ma che senso ha prendere questi provvedimenti, cioè distrutti, capito? Penso... Oh, grazie. Ciao. Live. Grazie, grazie mille. Cioè, che senso simbolico ha distruggere le medaglie, se è vero che è successo? Quando l'unica cosa che devono fare è psicoanalizzare queste persone qua prima che entrino. Anche se immagino che sarebbe veramente facile fottere qualcuno. Penso sia questo. Cioè, possiamo veramente... Vabbè, facciamo finire il video e poi parliamo. La sua uniforme e tutto il resto del suo abbigliamento militare sono stati bruciati. Capito. Secondo un portavoce dell'esercito, su ogni capo era stato cucito il suo nome, cosa espressamente richiesta da Russell. Quindi le sue divise, sebbene in buono stato, non potevano essere passate ad altri, come accade di solito. Ma mettetele in un museo e raccontate ai bambini, perché lo schifo può trovarsi anche nel meglio di noi. Da più parti, il bruciare i suoi abiti è stato interpretato come una dimostrazione di disprezzo, visto che le etichette potevano essere facilmente rimosse. Certo è che quelle divise difficilmente qualcun altro avrebbe voluto indossarle. Non gisellare, non accendere. Russell al momento continua a percepire la sua pensione militare annua di $60,000 canadesi. Wow. Pari a circa 38,000 euro. Ormai 60. Subito dopo il suo arresto, in tutto il Canada sono stati riaperti i casi irrisolti. Alexa, quanti euro sono $60,000? $60,000 sono pari a 60,114 euro. Pazzesco. Pazzesco. Bellissimo. Cioè, per me, per gente come me che lavora online, questa cosa è bellissima. Visto che è sempre stato di meno, il dollaro adesso è di più. Perché noi veniamo pagati in dollari, non so se lo sapete. Canadesi sono diversi. Alexa, quanti euro sono $60,000 canadesi? Ecco una risposta che ho tradotto da smartfresher.it. Con una settimana di 40 ore e uno stipendio annuo di 60. Alexa, quanto vale un dollaro canadese? Un dollaro canadese vale 76 centesimi. Ah, comunque sia, non è la metà, è un po' di più. Gli omicidi di giovani donne nei pressi delle... L'ha detto nel video, sono stupido. No, ma immagino ci sia stato un po' di inflazione. Le varie basi militari dove Russell ha prestato servizio nel corso degli anni. Tre quarti, sì. Nel 2010 Russell ha tentato di suicidarsi con un metodo singolare. Un rotolo di carta igienica infilato in gola per cercare di morire soffocato. Nello stesso anno la moglie ha chiesto il divorzio. La donna non ha mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Ma vive il cazzo, che vergogna. Al riguardo. È stata accusata di essere a conoscenza del lato oscuro di suo marito e trascinata in tribunale come complice da Lori Messicott. Ci pensate. La seconda vicina di casa stuprata. Ma davvero ha scoperto il particolare feticismo del marito e ha taciuto, credendolo una cosa di poco conto? Sapeva qualcosa delle visite non autorizzate del marito nelle case altrui? Forse sarebbe più giusto dire che non si conosce mai davvero qualcuno, nemmeno quando si dorme al suo fianco. Che gisellata. Questa è veramente una gisellata incredibile, con immagine negativa per me da... E questa era la storia molto particolare che... Un po' razzista comunque, nero uguale cattivo, un po' razzista. Ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. E grazie anche ai miei sostenitori su Patreon, i cui nomi potete vedere qui. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima.
Cringe, cosa intendi per gisellata? Tu che cazzo intendi per cringe invece? Porco Dio, ogni singola cosa cringe. Che cazzo intendete a sto punto? Una cosa non fa, che non mi fa ridere a voi, cringe. Che palle, sentite, volevo fare un discorso invece serio. Abbiamo visto dei casi dove la più stupida delle persone, ma anche a livello fisico, cioè tralasciata, è mentalmente instabile, è riuscita a fare robe che non si sono scoperte per anni, e sto stronzo dell'esercito, sì, cioè non è stato per niente attento, la cosa delle scarpe, la cosa della macchina, cioè l'esercito sai che è così, quindi io non so se dovrei interpretare queste piccole mancanze come una specie di modo che abbiamo noi di farci scoprire, un po' come, cioè non devo trattare questo male interiore che ho in maniera troppo seria, altrimenti è un po' come se lo stai ammettendo che sei fatto di merda. Ma non a caso ha risposto Russell alla domanda, ma non ci hai pensato a che cosa sarebbe successa a sta roba qua, a come mai si è fatto così? Lui fa non solo risposte, cioè questa è palesemente una persona che stuprava, tornava a casa e non era mai successo. Fino a quando non l'avrebbe rifatto. Cioè è incredibile quanto la minuzia nel male e nel compiere il male sia presente in gente totalmente meno, con meno risorse, sicuramente mentali rispetto a un cazzo di soldato. E invece in lui non c'è. Questa roba qua un po' mi fa pensare. Perché mi fa pensare perché c'è sempre stato questo grande bivio. Grazie Gianara, grazie mille per l'abbonamento. C'è sempre stato questo grande bivio fra cosa facciamo, li ammazziamo queste persone, le teniamo vive, c'è qualcosa, c'è un... Molta gente dice bisogna ammazzarle, no? È ovviamente la prima cosa che pensi quando scopri che hanno stuprato qualcuno, muori bastardo, è proprio, è un istinto. I boomerini su Facebook non fanno che dire altro ogni volta che c'è una notizia di stupro di qualcuno. Grazie Jimbo, wow, oh, Jimbo Hawkins, grazie mille per l'abbonamento. Però proprio discorso fatto da un chilometro da questo topic, visto che non mi è mai successo niente di simile, ma neanche, mi hanno solo molestato un pochino da piccolo, ma mi era piaciuto. È stato un tizio che mi ha ficcato la mano nel culo quando ero al bus, mi era piaciuto, mia madre non mi dava mai carezze, mi dava solamente schiaffi. Ho detto, ah, eccolo qua, il mondo mi regala questo. Certo, in un pacchetto che non mi piace, però porco Dio, mettila più dentro. Detto questo, non lo so, penso spesso al male, no? E che cos'è male? E ovviamente è questo, perché comunque oggettivamente questo ha fatto male a qualcuno. Ma mi viene, per me è molto strano pensare che questa persona qua abbia sbagliato così tanto in qualcosa che comunque avrebbe voluto continuare. Anche la frase, speravo di no, perché lui gli ha chiesto, avresti continuato a fare sta roba qua se non ti avessimo messo nel nostro radar. Lui ha fatto, speravo di no, ma non posso rispondere a questa domanda, perché non lo sapeva. Cioè, se è vera questa cosa qua che non lo sa, vuol dire che dentro lui c'era questo... Comunque sia, quando tu sei cattivo e lo fai e hai malignità, nel senso che stai facendo un danno per avere un guadagno, il suo guadagno era, che cazzo ne so, stuprava le donne, si divertiva. Un po' contempli quel male, no? Lo guardi, perché è una parte di te che sta nascosta, ma non nascosta perché... Cioè, devi tenerla nascosta perché se esce fuori una cosa così, o vieni scoperto, e mentalmente e fisicamente cambi. Comunque, la frase, guarda quello là, ha una faccia proprio da assassino, ha un che di fondato, perché psicofisicamente cambiamo rispetto... grazie alla vita che stiamo facendo, grazie al quanto camminiamo, quanto parliamo, cioè tutto viene riflesso nei nostri modi, perciò mi viene da pensare, ma sta gente qua può cambiare?
E quindi rendendo un po' obsoleto e un po' barbarico la pena di morte. Chi lo sa? Io penso un po' di sì. Io penso un pochino di sì. Cioè, con quale sincerità e anche calma ha raccontato: sì, sono stato io, ho fatto queste cose qua. È particolare perché uno pensa agli assassini e pensa, minchia, non ci posso stare neanche vicino, chissà come parlano. E invece alcuni ti stanno mostrando lo scontrino, proprio il conto che gli ha fatto la vita, porco Dio. È molto strana come cosa. Difficilissimo, ma sì, è molto, 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 molto difficile. Con questa cosa parlai anche col mio psicologo dicendogli che secondo me arriva un punto dove i libri e l'insegnamento filosofico e psicologico non possono più curare, perché devi farlo, devi ammazzare qualcuno per empatizzare con qualcuno che ammazza. Cioè, possiamo veramente parlare di questa gente tantissima, possiamo studiarla e possiamo la psicologia dei gesti, come quando abbiamo reactato la roba di Johnny Depp contro Amber Heard, c'erano tutti i professoroni su YouTube, i gesti, quando lei fa con gli occhi così. Tu puoi parlare quanto cazzo vuoi di sta roba e avere ragione, avere torto, ma se è così pesante come lo stupro, l'ammazzare qualcuno, soprattutto quando lo stupro e l'omicidio diventano così romantici. Cioè, questa persona qua lo faceva in continuazione, faceva le foto, le raccoglieva, quindi c'era proprio questa roba qua, doveva fare le conserve dei cazzo di mutandine reggiseni. È molto particolare il male in questa maniera qua, perché c'ha degli sprizzi di bene fra il devi tenerlo nascosto, però secondo me è un po' per forzatura, perché ti scoprono più velocemente se sei strano, mentre invece un cazzo di capitano di aerei è un po' meno. Spiro, grazie dell'abbonamento, e anche a Well, molto curioso. Per un caso di serial killer che era riuscito a smettere di uccidere, cerca il caso di Gary Ridgway, il Green River Killer. Magari la prossima volta, però ricordatemelo, please. Grazie infinito. Ma 82 senza farsi mai sgamare. Secondo me non si cambia, sarai sempre capace di farlo, semplicemente scegli di non farlo per un motivo X, ma quel lato rimarrà. Chissà.